Buonasera dal TG Marche, la cronaca in apertura. Possiede una particolarissima cineteca vincolata dalla soprintendenza ai beni archivistici perché una testimonianza storica unica. Parliamo di un cinematore di Jesi, lui stesso ci racconta la sua storia, la sua passione per la cinepresa. Io ho avuto sempre la passione per il cinema e quando conobbi il passo ridotto mi ci dedicai. Per me filmare è stato un po' come fermare il tempo e rivivere il passato. Tra i comizi assume particolare rilievo quello del Partito Socialista Italiano per la presenza dell'onorevole Pietro Nenni. Ricordo che fu un grande comizio, prima di tutto per la personalità dell'oratore e poi perché la piazza era talmente gremita che per me era la prima volta di vedere tanta gente in un comizio. Un altro avvenimento di portata storica veramente, quella dell'onorevole Moro, perché era allora presidente del Consiglio, dopo di essere stato ricevuto al Comune, ha fatto un comizio anche al Teatro Pergolesi e anche quello fu un bagno di folla. È in pieno svolgimento, infatti, la campagna elettorale per le elezioni politiche. Io ho documentato il campanile sera nel 1961 e lì si partecipò Enzo Tortora come presentatore e ci battemmo con Bracciano, però purtroppo andò male. I giochi, i quiz, le domande facili facili non valvano affatto davanti. Non ho fatto solamente le riprese da quando ho iniziato la matita, ma ho fatto anche le ricerche di certe pellicole che ho trovato in qualche vecchio cinematore. Ho per esempio il documentario Jesi anni 20 girato da Duilio di Otelleri e che l'ho avuto per regalo gentilmente. Un documentario interessante perché poi tutto girato con pellicole 9,5, cioè pellicole che oggi non esistono più. E questo documentario ci mostra la piazza un attimo dove si vede l'edicola. L'edicola che poi insieme all'obelisco negli anni 48 è stata tolta e portata in piazza Federico II.